Cari amici di YouTube, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova serie di video della mia lavatrice Rex modello RC5221LX. Quest'oggi vi voglio mostrare il programma Bianchi. Il carico che andremo a lavare si trova già all'interno del cestello ed è composto da alcuni stracci, dei tappeti, alcuni strofinacci e dei moci. Questo carico di biancheria è veramente molto sporco, tanto che per questa serie di video sarei quasi tentato di effettuare una bella bollitura a 90 gradi, che tra l'altro è anche la temperatura massima disponibile per il programma Bianchi. Il programma Bianchi in questa macchina corrisponde al programma B. Tuttavia, quest'oggi io voglio eseguire anche un candeggio preliminare, essendo questo carico veramente molto sporco e bisognoso di una buona igienizzata. In questa lavatrice, se osserviamo la tabella programmi, il candeggio viene indicato in corrispondenza del programma F, che sarebbero anche i risciacqui. Se vi ricordate bene dalla precedente serie di video, i risciacqui in questa lavatrice sono piuttosto rapidi, sono dei risciacqui lampo. E quindi, diciamo, effettuare il candeggio ai risciacqui sarebbe un po' uno spreco per certi versi. Quindi quest'oggi, volendo eseguire un candeggio supplementare, un candeggio prima del lavaggio, utilizzeremo il programma A, che è appunto il prelavaggio. Per cui, biancheria pronta all'interno del cestello, chiudiamo lo blò e spostiamoci sul programma A. Molto bene. Per eseguire il candeggio preliminare, tuttavia, posizioniamo il termostato sulla posizione del freddo, quanto non ci interessa riscaldare l'acqua durante il candeggio, anzi è meglio insomma il candeggio effettuarlo a freddo piuttosto che a caldo. La candeggina infatti tende con l'acqua calda a rilasciare dei vapori piuttosto fastidiosi se inalati. Quindi posizioniamo qui la videocamera, un attimino che giriamo l'inquadratura. Eccoci qua, e io ho già preparato in questo contenitore circa 200 ml di candeggina che adesso andrò a versare nella vaschetta del prelavaggio subito dopo aver dato l'avvio al programma. Tiriamo la manopola. Ok, prelievo dell'acqua del prelavaggio, che nel nostro caso sarà un candeggio supplementare. Versiamo la candeggina nell'apposita vaschetta con cautela. E voilà! Candeggiante dosato. La macchina sta caricando l'acqua. Questa procedura del candeggio supplementare spesso la effettuavo anche con la VH500S, e tra l'altro questa procedura viene riportata anche sull'etichetta stessa della candeggina, dove viene spiegata insomma la procedura per il corretto utilizzo del candeggiante. Non si deve mai, per nessuna ragione, mescolare la candeggina con il detersivo. Candeggina va sempre utilizzata da sola. Solitamente non utilizzo mai
candeggina. Questo è un caso particolare perché, come vi dicevo prima, questo carico è veramente molto sporco, necessita di una buona igienizzata. In questo caso un candeggio male non fa, ecco. E naturalmente bisogna anche sincerarsi che la biancheria sia in grado di resistere alla candeggina e che non si danneggi. In questo caso si tratta di un carico di bianchi resistenti alla candeggina e alle alte temperature, quindi possiamo andare tranquilli. Altamente sconsigliato l'uso di candeggina sui colorati, men che meno sui delicati o peggio ancora sulla lana, proprio non se ne parla proprio. Perfetto. Come possiamo vedere, il cestello è veramente molto pieno quest'oggi, carico molto consistente questo. E questa è una sorta anche di stress test per certi versi. Come possiamo notare, nell'arco di due rotazioni, nonostante questa lavatrice carichi acqua a livello alto, quasi tutta l'acqua caricata è stata assorbita dal carico. Non ci posso credere. Rabbocco. Questo vi dà un'idea di quanto pieno è il cestello quest'oggi, di quanto consistente sia il carico. La lavatrice ha rabboccato nonostante faccia già uso di suo di un livello d'acqua piuttosto alto, come abbiamo ben potuto vedere nella scorsa serie di video. Questo è il livello, è stato raggiunto con successo. Wow! Posizione del termostato sul freddo unicamente per il candeggio preliminare. Quando poi avrà inizio il lavaggio principale, ci sposteremo sui 90 gradi. Tanto quest'oggi voglio proprio eseguire una bella bollitura di questo carico, che necessita veramente di un buon lavaggio igienizzante. Il prelavaggio in questa lavatrice dura circa un quarto d'ora, minuto più, minuto meno, e si conclude con una semplice fase di scarico, senza centrifughe o quant'altro. Dopodiché si passa direttamente al programma B, che è il lavaggio principale. Attualmente non ho ancora dosato il detersivo in polvere, che forse, come abbiamo potuto intravedere, sarà il Formil Fustino Verde. Lo doserò al termine della fase di candeggio. Quest'oggi ho veramente voluto sovraccaricarla al massimo questa lavatrice per vedere. Ho voluto spingermi oltre il limite.
per vedere insomma come se la cava. Uno stress test in piena regola, in sostanza, ecco. Se anche voi possedete una di queste vecchie lavatrici e desiderate effettuare un candeggio supplementare, il mio consiglio è quello di sfruttare il programma con prelavaggio piuttosto che effettuare il candeggio ai risciacqui. Ricordatevi in questo caso di posizionare sempre il termostato sulla posizione freddo. Tanto il candeggio va fatto sempre a freddo, mai a caldo, proprio perché la candeggina tende a rilasciare dei vapori con l'acqua calda, particolarmente fastidiosi se inalati. Il candeggio va sempre fatto a freddo. In questo caso un bel lavaggio ad immersione con questa tipologia di carico ci sta tutto. Queste vecchie lavatrici infatti andrebbero utilizzate a pieno carico piuttosto che a carico ridotto. Abbiamo visto addirittura con questa tipologia di carico molto consistente la macchina addirittura ha eseguito un rabbocco. Nel prelavaggio viene raggiunta circa una temperatura di 35-40 gradi scarsi, qualora avessi mantenuto il termostato sulla posizione dei 90 gradi. Dopodiché, quando viene scaricata l'acqua, naturalmente viene tolta tensione alla resistenza, quindi il riscaldamento, diciamo, dell'acqua si interrompe circa a 40 gradi, ecco. È comunque una fase di prelavaggio abbastanza lunga, eh? Non magari come nelle vecchie Candy Primato, cui il prelavaggio era veramente molto lungo, tramite la selezione di alcune opzioni si poteva anche arrestare la macchina in ammollo e poi far proseguire il programma. Qui invece il prelavaggio dura circa un quarto d'ora più o meno, dopodiché si passa direttamente al lavaggio principale. Ok, molto bene. La macchina ha scaricato l'acqua del prelavaggio o candeggio supplementare in questo caso. Lo scarico del prelavaggio avviene con cestello in rotazione e a momenti il timer dovrebbe scattare sul programma B, che è il lavaggio principale vero e proprio. Come dicevo in precedenza, in questa lavatrice non viene eseguita alcuna centrifuga dopo il prelavaggio.
Tuttavia, direi di fare un piccolo esperimento. Quindi, spegniamo la macchina, un attimino che spostiamo l'inquadratura così di lato. Ho spento la macchina tramite la manopola del timer programmatore e adesso facciamo una piccola centrifuga supplementare di fine prelavaggio allo scopo di eliminare la candeggina residua dal carico. Quindi intanto io mi sono spostato sul programma H, che sarebbe la centrifuga. Avviamo la macchina. Vediamo un po' cosa succede. Facciamo una piccola centrifuga supplementare, un po' come fa la Zanussi Super Jet System, se vi ricordate. La Zanussi Super Jet System esegue il prelavaggio sulla lettera L, dopodiché scarica ed esegue una centrifuga breve. E ci siamo, vediamo un po'. Guardate l'acqua sul vetro dello Glow. Questa tipologia di carico tende ad intrattenere veramente molta acqua. E come abbiamo potuto vedere, l'acqua che viene intrattenuta dal carico viene espulsa durante la centrifuga. La partenza di questa centrifuga è stata piuttosto sbilanciata, come possiamo notare anche dalle vibrazioni della guarnizione dello Glow. L'angolazione qua un po' sbilanciatina come centrifuga. Ok, dai, penso che possa bastare. Ok, ho premuto il tasto di esclusione centrifuga. Avete sentito? Tipico rumore dei pattini delle sospensioni, in sostanza. Dei pattini delle sospensioni. Perfetto, il cestello si è fermato. Ok, programma terminato. Adesso procederemo con il lavaggio principale vero e proprio. Rimanete sintonizzati, cari amici.